passaggio degli anni 80 per farvi vedere, per farvi sentire un po' di musica degli anni 80 e cominciamo dal 1984 con gli Scotch Disco Band, la band che tossiva mentre cantava. Eccoli gli Scotch. Non vi faccio sentire tutto, vi faccio sentire solo i pezzettini degli anni 80, ma gli Scotch erano usciti anche con questo Mirage. Stasera la luna ci porterà fortuna. Scotch Mirage 1987. Allo stallone italiano direttamente dal film Rocky 4, il survival con occhi della tigre, Hank the Tiger, eccolo qua, Rocky 4, 1988. Perché nelle discoteche, anzi 86, 81, cosa dico? Stavo sbagliando, erano arrivati loro, erano arrivato i The Bubbles con Video Killer to Radio Star, era 1981, e vai! Sera il 1986 con Face to Grey. Il loro successo numero uno, Big in Japan. Niente, niente da fare, non ve li faccio proprio ascoltare queste canzoni perché arrivava lei, arrivava Bitsy and Change con Take a Chance, poi... perché saltiamo subito a Capitan Sensible. Say change and say what? Say what? Say change and say what?
1987, Cama Chameleon. Un po' di effetti speciali. E passiamo all'isola dei famosi, il tenerone del piagnucolone, il sensitone, era lui direttamente da Cremona, era Denaro e la sua Madisire. Memories of my desire. But I said it all back in the ghetto. The secret is never. I said it in the ghetto. I said it in the hey! Dopo c'era lui, Eddie Grant. Questo si balla ancora in tutte le sale da ballo quando si fanno le feste. Come quella di stasera, era Eddie Grant. E la sua Gimme Your Jewelry 1986. Di Sanremo, una piccola biondina con una voce così carina ci fece vedere parte delle sue grazie, ve lo ricordate? Il reggiseno che uscì qualcosa, ma non si dice, siamo in orario protetto, anche perché dopo arrivano subito direttamente dalla Finlandia i fratelli Grant, Joy Tempest e Grant Tempest e gli altri suoi quattro amici, e la canzone era una delle più gettonate dei tempi, era The Final Countdown. Era il 1985, ma nel 1990 siamo saltati molto più avanti con Eurythmics, mi pare, non mi ricordo, non c'è il nome, però erano loro, sembrano loro, era Sweet Dream. Dall'Inghilterra all'Italia, Francesco del Vecchio in arte, Gazebo, Alex Chopin. Remember the sunny, say to number, doesn't do. Paesi sudamericani, eccolo direttamente da Venezuela, c'era Guerrero e la sua poi Carinos con le chiara musa risa con la renna salminante del peso dell'amico con le chiara del mio amore. Allora ritorniamo alla fredda Francia, alla fredda Parigi, perché arrivava lei, la Gespatti, in una versione un po' strana. Gespatti era il suo Etienne. Era una versione un po' strana, però io all'inizio della mia carriera, che non è stata una gran carriera, però c'ero, io c'ero, vi buttavo il fumo negli occhi, vi invadevo con le mie luci colorate sopra un cubo colorato, perché allora c'erano i cubi colorati, e arrivava lei, la prima canzone era questa, il Gwen Guthrie del 1984 con Get to Ride. Era 87, All Reggae Night! Reggae Night, e Falcon? Me lo ricordate Falcon? O Alcon? Adesso non mi ricordo, perché confondo Goldrake con La Storia Infinita di Limahl. Il Candrago porta fortuna. E la regina del pop era questa, però, Veronica Luisa Ciccone, in arte direttamente dal Molise in America, in arte Madonna. La che, la Isla Bonita, 1986. E il 1988 erano gli uomini al lavoro, Mary Men at Work, con la loro Walking It Now.
prima che le Madonna. E dalla regina del pop al re del pop è sempre lui il numero uno. Era lui, era Michael, era Jackson, era Michael Jackson. Sentite, rido anche, ma dopo arrivano loro, i due fratelli tedeschi, con Yo My Heart e Yo My Soul, erano i Modern Talking. E vai, la versione remixata 1982, Yo My Heart e Yo My Soul. Parlavamo di Modern Talking, e allora vai con Chevy Chevy Lady. Una canzone dietro l'altra per i Modern Talking, direttamente dalla Germania, e fecero anche questa, Brother Louie. Dalla Germania direttamente alla Thailandia con Murrayhead e la sua Una notte in Bangkok, One Night in Bangkok. John in questi balli, ma quello che ci fa ballare ancora in questo momento durante le feste sono questi, i Village People dal 1976, IMCA. Barry Bianco, ma lui era completamente scuro, abbronzatissimo, per Barry White e la sua You're the First in the Last, My Knife. Negli anni 74-75 erano loro direttamente da Manchester, erano i Bonnie M, la loro Daddy Cool. Daddy Cool. Un successo dietro l'altro per i Bonnie M. Dopo Daddy Cool c'era anche Rivers of Babylon. Sembra la canzone Anna dei capelli rossi, il cartone animato che spopolava nel 1993. Sempre Bonnie M, Rasputin, direttamente dalla Inghilterra, con una canzone dedicata alla Russia. Spopolava, ecco, negli anni 70 prima di lui c'era un suo cugino diretto che formò il gruppo dei Deji Jackson con Meteor Man. E avanti fino all'81 con i Santa Esmeralda.
vinilito, raro, raro, raro. Fumo sei cervi nel parco dei re, venendo lì denaro, denaro, denaro. Ma la Miranda era lei, vamos alla playa. Salsa, fiesta, il ritmo della noce, eccolo qua. Era una delle canzoni più ballate di quel momento, il ritmo della noce. Vi ho preso un po' in giro facendovi ascoltare pochissime canzoni.